Buonasera di nuovo. La sigla di questa trasmissione con quei volti così belli di bambini felici non è forse molto adatta a quello che è il tema di questa nostra serata, la terza puntata dei giorni dell'infanzia, che è appunto i molti volti della violenza. Un tema che non potevamo non affrontare in questa nostra specie di cammino, percorso nel mondo dell'infanzia. La violenza in molte forme diverse, come c'è sempre stata praticamente in tutte le società, in tutte le culture, la violenza contro i bambini, e forse, anzi, credo che possiamo dire che questa nostra epoca, questa nostra società è più consapevole di tutte le altre che l'hanno preceduta dell'esistenza di questo problema, vede il bambino con una maggiore chiarezza come un soggetto che deve essere rispettato. E tuttavia, anche se questo può non essere chiaro alla maggioranza, a quella grande maggioranza di famiglie che hanno una vita felice, serena, normale, di serenità, anche nella nostra società la violenza in forme molto diverse esiste ed è probabilmente più diffusa di quello che noi possiamo immaginare. Mentre peraltro, e ne parleremo stasera, bisogna dire che alla protezione del bambino si dedicano oggi molte istituzioni, molte attenzioni, volontariato, istituzioni pubbliche, si sono andate moltiplicando. Noi stasera abbiamo tra noi rappresentanti di persone che a questo problema, a questo male, alla sua cura stanno dedicando la loro vita, e via via le ascolteremo. E poi vorremmo anche invitare voi a casa a partecipare a questa trasmissione, che continuerà senza interruzione. Stasera non faremo interruzione per quasi un'ora e mezzo, in questa serata del Venerdì Santo, che certo suggerisce delle riflessioni pensose come quelle che noi cercheremo di fare. Dicevo, voi potete partecipare telefonandoci al numero solito di Bologna, 051 305022, per chi chiama da fuori Bologna. Stasera più che mai cercheremo di dare ascolto a tutti i problemi, a tutti coloro che vogliono chiamarci. Stasera più che mai sono consapevole della inadeguatezza del tempo e dello spazio che noi diamo a problemi di così vasta portata, ma affrontiamoli. Devo dire che la mia redazione ha affrontato questo problema con un impegno particolarmente sentito. Incominciamo subito con il primo dei filmati realizzati da Marcello Alessandri, un incontro con due madri, come vedrete, molto toccante. Iniziamo con questo filmato, questo nostro viaggio nella violenza all'infanzia. Vediamo il filmato. Era un uomo che sistematicamente, per stupidate, picchiava la propria donna. E i bambini? Dei bambini costretti a guardare, perché non erano padroni di aprire la porta e uscire fuori, costretti a vedere queste scene, ovviamente cosa facevano? Si disperavano, piangevano. E lì la violenza non si riversava più su di me, ma sui bambini stessi. Venivano picchiati. All'ennesima sfuriata. C'è stato il più grande dei miei bambini.
che ha deciso di togliersi la vita. Ricordo che urlò, non ce la faccio più, io voglio morire, non posso vivere così. E corse in cucina a prendere un coltello. È stato quello il momento che mi ha fatto decidere che dovevo fare qualche cosa per cambiare veramente la vita, non andare a bussare a delle porte, tipo polizia, tipo parenti, amici. Il CAF mi ha sostenuto. Durante questi 2 anni ci sono stati dei momenti molto brutti nella mia vita. Per esempio? No, non deve dirmelo, se vuol dirmelo. Ho subito un'aggressione da parte del mio ex convivente. Ho perso l'uso della vista all'occhio sinistro. So che non ci vedrò più. E a un certo punto mi sembrava quasi di aver perso la mia battaglia, cioè la mia guerra. A un certo punto non avevo più voglia di niente, non avevo più voglia di reagire. E qui al CAF ho trovato delle persone veramente splendide. Neanche i miei fratelli hanno fatto tanto per me. Ho trovato veramente degli amici, mi hanno incoraggiata e sostenuta in quel momento e mi hanno messo davanti delle prospettive nuove. E io sinceramente in questo momento sto bene. Ho superato anche la voglia di morire che avevo dentro. Ora voglio vivere per i miei bambini. Voglio vincere la mia battaglia. Ma non la mia battaglia di un momento, la mia guerra. Perché è per la mia vita che ho lottato e soprattutto per la vita dei miei figli. Perché gliel'ho data e devo fare in maniera che la vivano meglio possibile. Non voglio che conoscano la violenza, né che facciano conoscere la violenza ad altre persone. Voglio che la disimparino completamente. Perché c'è un mondo d'amore intorno a noi. Perché sprecarla così? Sprecare le loro vite così sarebbe assurdo. Qui al centro di assistenza familiare sono ospitati diversi bambini che però il giudice minorile non ci consente di riprendere per ragioni di opportunità giuridica e diremo anche umana. Sono tutti bambini che provengono da situazioni familiari gravi e difficili, come avete sentito e come sentirete ancora, che qui cercano faticosamente, con l'aiuto degli assistenti sociali, degli educatori, degli psicologi, quella serenità e quel calore di cui spesso brutalmente sono stati privati. Certo, il compito degli assistenti è tutt'altro che facile, ma in generale, senza falsi ottimismi, si può dire che i risultati sono quasi sempre buoni. Quest'uomo la sottoponeva a maltrattamenti, anche a lei ovviamente, anche ai bambini? Non, cioè era ancora un tipo violento, però poche volte picchiava il bambino, ma non violentemente come picchiava me. Ma ci sono determinati bambini che reagiscono ancora con violenza, la violenza subita, cioè anche cioè vedere il padre che picchia la madre, assolutamente. Certo. E suo figlio come ha manifestato questa violenza subita, sia pure indirettamente? Il mio figlio è stato molto aggressivo, tanto che quando andava in cortile a giocare lo accompagnavo sempre io, ed è dura ancora adesso fargli capire che la violenza può solamente distruggere. E sono stata qui 1 anno, poi siamo ancora in contatto, non sono più seguita da questo dal CAF, però tutte le volte che ho dei problemi mi sono sempre rivolta, qui c'è sempre una porta aperta, anche se oramai questo non è più di competenza e queste sono cose veramente da sottolineare, perché questa professione di occuparsi di bambini maltrattati non è una professione, ma deve essere veramente qualcosa che si sente dentro. Io sono arrivata in questo centro, non vedevo più il domani. Io vivevo alla giornata, non riuscivo più a vedere nel mio futuro, né quello dei miei figli. Avevo paura della mia vita
Io uscivo, non sapevo se rientravo più la sera. E non avevo più speranze, non credevo più nella gente, non credevo, anche perché ho bussato a tante porte, non solamente ai servizi sociali, ma ho chiesto aiuto anche ai parenti. E in queste storie, chissà perché una donna si trova da sola, non si vuole intromettere nessuno. Nessuno. Queste due prime interviste propongono in realtà quelli che sono quasi tutti i temi centrali, in maniera così toccante e diretta, quasi tutti i temi centrali della nostra serata. La violenza, le radici della violenza, perché questa è la prima cosa che vorrei chiedervi di aiutarci a capire. Però c'è anche fin dall'inizio in queste interviste un messaggio di una possibilità di intervenire, di rispondere. E poi parleremo del CAF, parleremo delle altre organizzazioni, delle altre strutture che in vario modo cercano di rispondere a questo problema. Io vorrei poi pregare, lo dico fin da adesso, stasera abbiamo con noi anche Simona Marchini, che ho invitato in particolar modo perché si occupa molto dell'UNICEF. Credo che si possa dire che sei quello che si definisce una ambasciatrice dell'UNICEF. Questo è una... Ebbene sì, ecco. Anche se questa qualifica non ha modificato sostanzialmente nulla del mio comportamento. L'UNICEF, non occorre dirlo, è l'organizzazione dell'ONU che si occupa dei bambini nel mondo. Sì. Ma l'ho pregata comunque di affiancarsi con la sua sensibilità femminile a me anche nel fare delle domande, se e quando, ogni qualvolta tu voglia. E la prima domanda però che io vorrei veramente porre a voi, non so da chi incominciare, abbiamo numerosissimi esperti, abbiamo veramente una presenza di competenza e di cognizioni altissima. Le radici della violenza, come si spiega? Perché per persone normali è difficile da capire come possa accadere, o perlomeno è difficile da capire come si possa arrivare. Qual è l'identikit della famiglia violenta, del padre violento? Chi è che vuol rispondere per primo? Partiamo dal professor Caffo. Ernesto Caffo, che non occorre ricordarlo perché credo anche è stato visto più volte in televisione, fortunatamente è il telefono azzurro di Bologna. Ma la famiglia violenta è una famiglia molte volte in difficoltà, una difficoltà di relazione tra i genitori che molte volte coinvolge il bambino, trasforma in un oggetto di questa violenza che talvolta è visibile e molte volte invisibile. Il genitore che abusa di un bambino è un genitore insicuro. Non è un genitore malato nel campo dei casi, è una persona che... Non malato, cioè non al limite della malattia mentale, ma è una persona che è insicura. Spesso è una persona che ha subito violenza, una persona che ha avuto un'infanzia difficile, che non si è riuscita a costruire un sé in grado di essere all'altezza di un ruolo genitoriale talvolta difficile. E quindi una persona che va aiutata, supportata. E devo dire che il grande impegno che si deve avere per questi genitori è quello di capirli, di comprenderli e di far sì che questo aiuto permetta loro di essere migliori genitori, piuttosto che non giudicarli come incapaci e incompetenti. Noi abbiamo visto due casi nei quali si parlava sempre di padre violento, ma non credo che questo sia, no, certamente non è il caso singolo, la madre violenta esiste tanto. La dottoressa Luisa Della Rosa, che rappresenta proprio il CAF di cui si è parlato, dove abbiamo fatto quelle interviste, non occorre dire che tutta questa inchiesta è stata difficile da realizzare per la impossibilità, difficile, per la impossibilità di far vedere delle persone, dei bambini. Qui devo dire c'è uno schieramento di forze a protezione dei bambini che non permette nel modo più assoluto, più che giustamente, di arrivare in alcun modo a coinvolgere dei bambini che siano stati oggetto di violenza. Questa è una cosa molto bella. Noi qui abbiamo anche tanti bambini così carini che per fortuna queste cose non le conoscono. Credo che voi non avete mai avuto conoscenza di questo tipo di realtà, o vi è capitato qualche volta degli amici, dei compagni? C'è qualcuno di voi? No. Nessuno. Questa è una cosa singolare, ma forse non singolare. Dottoressa Della Rosa, le madri violente, che cosa conduce? C'è una divisione, una separazione netta tra la madre violenta o la madre che ha un'esplosione di violenza un giorno, che si controlla, si trattiene? C'è una specie di continuo, di continuità, oppure è un fenomeno patologico? Caffo diceva non è più delle volte un caso patologico. Ma io direi che innanzitutto quello che va detto è che non sono violenti solo i padri, ecco, perché questo è un luogo comune che va un po' sfatato. Ci sono anche madri che sono violente e direi che, volendo parlare di violenza fisica, mi sembra che possa esprimersi in due modi: o in una specie di costante e cronica violenza,
oppure in episodi molto accesi che possono anche fortemente danneggiare un bambino. Mentre che possono essere esplosivi, irrazionali, improvvisi, inaspettati. Che possono essere esplosivi, irrazionali e talvolta sono anche il risultato proprio di una situazione francamente patologica nella madre. Di condizioni di stress individuali, singolari, di un particolare momento o no? Anche di condizioni di stress, però nei casi, per esperienza che io ho visto, in cui l'episodio di violenza della madre era veramente molto intenso, allora c'era dietro questa intensità una condizione di patologia o di alcolismo grave in quel momento. Ci sono però, nella maggior parte dei casi, situazioni nelle quali, anche se uno dei due genitori agisce fisicamente la violenza, l'altro è in qualche modo complice, no? E quindi è molto difficile poi distinguere fra la responsabilità dell'uno e quella dell'altro, perché talvolta sono uniti in questa specie di solidarietà che ha una qualità di perversione, perché è una solidarietà che porta alla sofferenza del loro bambino invece che alla crescita della sua persona. C'è un confine chiaro tra la severità eccessiva e la violenza, perché noi tutti siamo stati testimoni nel corso di questi decenni di mia vita, insomma, di un grande cambiamento, le sculacciate, le civiltà altissime come quella inglese che contemplavano tranquillamente le frustate agli scolari. E abbiamo visto un passaggio di sensibilità molto forte fino ad arrivare alla condanna qualche settimana fa di una madre che aveva dato uno schiaffo, credo per la verità uno schiaffo molto violento, non uno schiaffettino a un bambino, insomma, facendolo star male così. Ecco, ma dove corre questo confine? Professor Scaparro, Fulvio Scaparro. Io credo che ci sia una caratteristica che unisce tutte le violenze, da quelle familiari alle guerre, e credo che sia l'umiliazione. Chi subisce violenza è umiliato, vuol dire che non è niente, non si sente più niente, chiunque può fare di lui quello che vuole, non ci sono confini, non c'è uno spazio nel quale altri non possono intervenire. Chi è violentato e chi subisce violenza, e non soltanto quella fisica, come caratteristica particolare a questa è l'umiliazione. L'umiliazione credo sia una delle sofferenze peggiori che un essere umano possa avere, perché dall'umiliazione può passare letteralmente la voglia di vivere, di crescere o di lottare, oppure, tra le altre caratteristiche, quella di ribellarsi e di cercare vendetta. Ecco, qui siamo passati al tema dell'effetto sui bambini. Qui, ripeto, era impossibile, noi non siamo riusciti a trovare un modo di esprimere quella che è la posizione, la reazione dei bambini, perché non era consentito vederli. Abbiamo avuto delle trascrizioni di frasi, di interviste, di brani di interviste, la dottor, non dico da dove, da una delle varie sedi nelle quali di tribunali dell'infanzia, minorili, che hanno avuto. Però allora, prima di passare a questo, sentiamo una telefonata, perché questo vorrei dare spazio anche alla partecipazione del pubblico, sentiamola senz'altro. Pronto? Signora, dica. Dottor Levi, buonasera. Buonasera. Sono Aurora Kettmeier, telefono da Roma, sono un'insegnante. Vorrei sapere qual è il modo migliore per trattare i bambini che hanno problemi di abusi o maltrattamenti, per evitare soprattutto che diventino loro stesse delle persone violente. Miei ragazzi, molte volte mi è capitato nella mia esperienza di avere ragazzi molto aggressivi, ma questa loro aggressività è solamente un sintomo. Quale potrebbe essere una cura? La ringrazio. La risposta? Dottoressa Basentini. Ma io credo Assunta che... Basentini è psicologa al Tribunale dei Minori di Potenza. Noi abbiamo qui una varietà di fonti di sedi regionali, non è una prerogativa di nessuna regione o luogo o classe sociale, dico bene. La violenza verso i bambini avviene dappertutto, questa è una cosa che va detta, perché si tende a pensare che saranno delle gente barbara, maleducata e povera, non è vero, invece è presente a tutti i livelli. Vuole rispondere alla domanda della... Ma credo che il problema dell'insegnante è uno degli aspetti del discorso complesso della violenza. Secondo me è importante il momento della diagnosi del tipo di disagio, quindi è importante diagnosticare la tipologia di questo disagio e in questo, dopo averlo fatto, creare una rete di solidarietà attorno al bambino che subisce questo disagio. Quindi è importante che anche gli insegnanti avvertano, cioè sentano, si rendano conto di che cosa
porta questo, il comportamento disturbato del bambino. Il sintomo non è di per sé l'aspetto più importante, è il vissuto che c'è dietro il sintomo del bambino maltrattato. Cioè il bambino maltrattato ha bisogno di spazio, ha bisogno di spazio psicologico, di essere ascoltato. Poi diremo in una successiva fase della nostra trasmissione, cercheremo di affrontarlo più direttamente, del che cosa deve fare qualcheduno che viene a conoscenza di atti di violenza. Non vorrei affrontarlo in questa prima fase, perché volevo passare al tema dei bambini, delle reazioni dei bambini, come dicevo. C'è per esempio questo brano, che forse merita di essere letto, di una storia di nome fittizio, Rosita, di 8 anni. Da quando i miei genitori sono separati, vivo con mia madre. Frequenta uomini diversi, mi minaccia di non raccontare al giudice le sue storie, è aggressiva e violenta, mi picchia e così di seguito. Lei è sicuro che la mamma non saprà che ho detto la verità? Perché dice che se dico la verità mi chiuderanno in un collegio. In questi giorni mamma sembra impazzita, mi picchia senza ragione. Se devo rimanere ancora a casa io scappo, paura, non ne posso più. Non fatevi ingannare da mia madre, perché con gli altri è una pecora ma dentro è un lupo. Io non voglio diventare come lei, che è una riflessione finale singolarmente profonda. E ancora un'altra di un brano, storia di Francesca di 13 anni, una frase sola. Da quando mamma è andata via, io vivo con papà, ho sofferto molto, adesso sto bene. Quando sono entrata a casa pensavo di poter festeggiare, ho pianto tanto. E poi ancora questa brevissima, di storia di Giovanni, 6 anni. Io la mamma non l'ho conosciuta perché è morta, papà ora ha trovato una signora, ma non è una mamma buona, una matrigna. Ho tanta paura perché mi dà sempre botte con una corda, mi restano i segni sul corpo. Non ho raccontato a nessuno quello che succede, ho tanta paura, non so dove posso andare, non voglio andare in collegio, ma se poi vado in una famiglia trovo pure una mamma. Questi sono dei brani di condizioni, voi che avete, che vivete di queste storie, potreste raccontare innumerevoli altre storie analoghe. Che cosa accade al bambino maltrattato? Da chi partiamo? Dosi. La sua è un'esperienza molto grande, l'avvocato Gianfranco Dosi ha scritto molto su questo argomento per gli aspetti giuridici, ma con un approfondimento molto grande di tutti gli aspetti del problema. Noi abbiamo costituito di recente un coordinamento dei centri che si occupano di prevenzione e trattamento, proprio perché siamo convinti che non è possibile dare una indicazione univoca per tutti i casi. Ogni bambino maltrattato, ogni relazione difficile tra un adulto e un bambino è un caso a sé. È difficile dare delle ricette, io credo che sia impossibile rispondere a quell'insegnante che cosa devo fare. Ecco, noi cerchiamo. Perché il caso va esaminato individualmente. È un po' come quando un sassolino cade in una pozza d'acqua, che si crea un cerchio concentrico intorno. È una necessità che ha la persona che entra in contatto con una situazione di abuso e di violenza di entrare innanzitutto in relazione con il bambino. Che tipo di relazione di aiuto è capace questa persona di avere con questo bambino, e poi che capacità ha questa persona di chiedere via via aiuto agli altri. L'insegnante non potrà mai affrontare e risolvere da solo un problema se non entra in relazione con la famiglia, se non entra in relazione con qualcun altro. Ecco, noi crediamo che l'abuso oggi vada trattato da tutte le competenze, tutte le specialità che in qualche modo hanno a che fare con questo. Non può da solo il giudice, non può da solo l'avvocato, non può da solo lo psicologo, il docente. È un cerchio concentrico di interventi. Vorrei domandarle ancora molte cose, ma ritorneremo dopo sull'attività di questi centri. Non posso prendere neanche la telefonata, questa è una trasmissione tremendamente densa di temi, perché vorrei procedere, se no i miei tempi saltano tutti, con un successivo filmato. È un filmato questa volta realizzato da Ottavio Olita a Cagliari, e qui la madre violenta ha accettato di parlare in prima persona, una madre di 6 figli, la storia è singolare, uno dei quali, il quarto, era il figlio malvoluto, maltrattato, disprezzato, odiato. Il bambino era stato in ospedale quasi continuamente nei primi 2 anni di vita, i testi dicono che è una delle condizioni base in cui a volte si crea questa rottura fra la madre e il figlio. Al ritorno lei stessa dice come lo trattava, vediamo in regia per cortesia questo filmato. Da quando è rientrato a casa, come si è comportata lei nei confronti di questo male, bambino? Troppo male.
Ecco, che cosa? Cioè, non lo maltrattavo nei colpi, però lo maltrattavo diverso dagli altri. Non le facevo pensare che io ero la mamma. No, per me era un estraneo. Quando si è accorta che si stava comportando in questo modo con questo bambino? Ma perché lui mi sfidava anche. Cioè, come la sfidava? Mi sfidava a fare gesti che, cioè, nei miei confronti non lo prendevo per madre. Gesti che lui faceva a me. Era come era un altro bambino. Cioè, lei credeva che suo figlio la provocasse? Sì, sì. Non è che credeva, mi provocava. E quindi magari lui potrebbe vedere anche la reazione che avevo avuto io. Senta, gli altri fratellini di questo bambino, come vedevano questo comportamento di Marco? Ma lo vedevano troppo male. Poi si stavano allevando anche a non vederlo come fratellino. Marco, maltrattato, ma con l'intimazione a non parlare, narrava così il suo dramma, disegnando nel gruppo di famiglia la mamma senza una mano. Fabiola, nella sua infanzia, aveva vissuto un'esperienza simile. E io ho vissuto in collegio e non ero trattata bene, cioè trattata bene sì da mia mamma, però lì no, a me mi aveva abbandonato. Io questo male l'ho trasmesso a questo mio bambino. Quanto tempo ha vissuto? Dall'età di 9 anni sino a 11 anni. Quando ha avuto questo rapporto di separatezza da suo figlio, si rendeva conto che stava... Ho provato, sì, lo stesso dolore che ho provato con quello che ha fatto mia madre a me. È stato il numero blu che si è messo in contatto con lei o è stata lei la prima a rivolgersi? No, prima il tribunale, cioè ha avvisato a noi genitori, sia me che il mio convivente, perché non sono sposata. E poi da lì che si è cominciata a interpellare il telefono blu e io poi sono venuto incontro a loro. E quindi grazie al numero blu lei ha ricostruito il rapporto con questo bambino? Tutto, sì, ho ricostruito la vita dall'inizio, perché ho ricominciato una nuova vita con questo bambino. E il bambino si è accorto di questo cambiamento? Quanto tempo ci ha impiegato per accorgersi di questo cambiamento? Più o meno un po' di tempo, circa 2-3 anni, perché ho fatto il tanto della terapia che è servita a me e al bambino. Io poi mi sono trovata in gravidanza, che è data dopo 7 anni, perché è la più piccola 7 anni, e Marco si voleva in braccio, Marco mi chiedeva di tagliare pezzettini del pane come un neonato. Per me Marco è come se l'avevo dentro la pancia per la prima volta. Sulla base di questa esperienza, che cosa si sente dire a genitori che si trovassero in una condizione di conflitto? Ma di non avere nessuna paura, perché non è solo un maltrattamento del picchiare, no? Può essere anche un fattore psicologico, una mamma che si trova disperata, magari non solo lo sfoga con gli altri, ma lo sfoga con i figli e quindi per i bambini brutti. Io chiederei a loro, che ha questo problema che ho passato io, perché era molto brutto, di affrontarlo apertamente, di chiederti al numero blu di aiutarmi. E loro a me hanno aiutato molto. Io stavo perdendo mio figlio e tutta la mia famiglia. Premetto che se ci sono delle telefonate le vorrei raccogliere. E volevo domandare intanto al professor Donati, Pierpaolo Donati, che è già stato con noi nella prima trasmissione, ma glielo domando dopo la telefonata, professor Donati. Sentiamo la telefonata. Prego. Pronto? Buonasera, signora, mi dica. Buonasera. Senta, chiamo da Napoli. Mi dica. Ma io sentivo la discussione sul problema, appunto, come va affrontato il problema della violenza sui bambini, se una persona ne viene a conoscenza. Sì. E si parlava di bambini in età scolare, però, perché si parlava di maestri e di possibilità di parlarne appunto anche con i maestri. Ma se una persona viene a conoscenza per un qualsiasi motivo di una violenza su bambini molto piccoli, bambini che non arrivano ai 3 anni magari, ecco, in questo caso, avendo delle certezze, che cosa deve fare? Spicciolo uditive, ma non delle certezze visive, perché naturalmente oggi si vive in condomini dove gli appartamenti sono piccoli, tutto traspare. Che cosa deve fare? Abbiamo... Una persona cosa fa? Dottoressa Giudice Melita Cavallo di Napoli, è una domanda che giro a lei. Sì, può rivolgersi ai servizi sociali, può fare una telefonata a una USL, può fare una telefonata in tribunale, può rivolgersi a un centro di ascolto se esiste su quel territorio. Comunque ha tanti percorsi da fare. Certamente non è che corre nessun rischio, perché no, denuncia una situazione possibile. Possibile, lei non lo dice, non è certa. E poi può anche essere anonima, lei può anche restare anonima, può non voler dire il suo nome. E le conseguenze noi facciamo
denuncia del genere non per la persona che la fa, ma per la persona che la riceve, qual è? Ma non ci sono conseguenze. Dunque, l'autorità giudiziaria si può muovere su due direttive di marcia. Quella a protezione del minore, cioè la rimozione della situazione di pregiudizio, se questo pregiudizio esiste, e questa competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni. Quindi cercare nell'ambito familiare, come già è venuto fuori, una situazione di appoggio, di sostegno a quel bambino, mettere la famiglia in terapia, come ha detto la signora. Ecco, distinguiamo, di vuole distinguere meglio per i nostri ascoltatori le due, forse lo chiediamo, le due varie sedi, diciamo, quella sì, del tribunale e quella dei servizi. Sì, i servizi sono, sostengono la situazione, e se la situazione non è di grave pregiudizio può anche rimanere circoscritta ai servizi, i quali aiuteranno la famiglia a venire fuori da questa situazione difficile, da questo stress della sopravvivenza, aiuteranno il minore in difficoltà. Se però il pregiudizio è grave, quindi la condotta del genitore è una condotta molto scorretta, una condotta che può mettere in pericolo il benessere del bambino, la crescita del bambino, allora deve essere necessariamente segnalata la situazione al Tribunale per i minorenni. E a questo punto il Tribunale deciderà come procedere. Interverrà in un certo modo, e possono essere tanti i modi, le modalità di intervento. Vorrei continuare questo tema, ma forse lo riprendiamo dopo, perché volevo rifare una domanda invece al professor Donati, che è un sociologo della famiglia. Queste situazioni di c'è una qualche corrispondenza fra un certo tipo di famiglia e queste situazioni di disagio, di violenza? Io credo che la cosa comune a tutti i filmati che abbiamo visto è l'isolamento della madre, l'isolamento dei genitori, che è la caratteristica, direi il filo rosso che unisce tutte queste situazioni. Quello che voglio dire è che la violenza si manifesta nella famiglia, ma non è, come dire, una violenza della famiglia, non dobbiamo demonizzare la famiglia, no? È una manifestazione che si ha nella famiglia perché la famiglia è sola, è isolata, diciamo i genitori sono soli, sono isolati. E questa è una condizione diffusa? Questa è una condizione molto diffusa. Il problema è che l'isolamento dei genitori cresce nella società contemporanea. Quindi la violenza che esiste sui bambini è qualcosa che, come dire, è destinato a aumentare in un certo senso con l'aumento dell'isolamento dei genitori rispetto alla società, perché la società lascia solo. Fermiamoci, perché questa è un'affermazione drammatica. Lei dice che la violenza è destinata ad aumentare. Vorrei sapere dagli altri esperti, fra l'altro i nostri ospiti questa sera che stanno dietro, gli inesperti come me, in realtà stanno molto a sentire, ma se avete delle domande da fare intervenite in qualsiasi momento. Per fortuna loro non hanno esperienze personali che riguardino questa situazione. Volevo sapere dagli altri esperti, scusatemi, è in aumento o è un'impressione che sia un aumento? C'è una maggiore consapevolezza per cui sono denunciate delle situazioni che un tempo non lo sarebbero state? Noi sì, questo non lo capiamo. Io vorrei solo precisare la tesi. Ecco, io non è che sia determinista e dico aumenterà per forza. Dico che aumenta nella misura in cui la famiglia è lasciata sola. Cioè nel momento in cui si pone sul genitore un carico molto forte come quello della responsabilità dei figli e si lasciano i genitori soli, in quella misura in cui la società lascia soli i genitori, crescerà la violenza. È chiaro che se la società farà qualcosa, si muoverà e saranno messe in atto tutta una serie di misure, la violenza può anche diminuire, ma il problema è che non è facile che nel prossimo futuro i genitori siano realmente aiutati dal contesto sociale. Nonostante la crescita di queste varie istituzioni di supporto. No, non c'è dubbio, queste portano un grande aiuto, ma è la società nel suo complesso che deve valorizzare la figura del genitore e creare delle relazioni sociali, una vita quotidiana in cui il genitore non è solo. Questo è il problema. Simone. Sono assolutamente d'accordo, perché quello che si rileva da tutto quello che abbiamo visto è una condizione sociale generale, che non è soltanto di condizioni economiche più o meno, sì, più o meno disagiate, è una condizione di solitudine morale, spirituale, perché questa è una società senza valori, cioè la tragedia è proprio a monte. È chiaro che poi tutto ciò che comporta una nostra responsabilità anche individuale, la solidarietà, il volontariato, l'essere preso, questo va benissimo, perché grazie a Dio ci fa recuperare anche dei valori umani e morali. Però io trovo il problema è a monte, è un problema proprio di gestione della vita sociale. E di struttura della società. Sì, perché è una società senza valori, questa è la prima tragedia a monte, che porta all'isolamento, alla competizione, a dar valore solo al denaro, insomma tutta una serie di fenomeni che viviamo, sono assolutamente d'accordo. Insomma. La telefonata prenderei. Se c'è, dica, buonasera. Altrettanto lei.
sto guardando la televisione, sto parlando con lei? Sì, sta parlando con noi. Io volevo chiedere questo. Seguo con attenzione, con interesse la vostra trasmissione. Una parte della trasmissione l'ho condivisa, una parte no, in questi termini qui. Parlate in parte di una violenza già manifesta, però non mi sembra che parliate del seme che fa nascere la violenza. E allora mi rifaccio queste parole. C'è stato uno scrittore alla fine del secolo 1800 americano che ha scritto: il seme della violenza non nasce con l'essere umano, ma sono le vicissitudini che colpiscono durante la vita che lo fanno nascere all'interno di esso. Ecco, e questa è la domanda che vorrei porre a voi. Professor Scaparro. Certamente vale la pena rioccuparsi del seme della violenza e non delle singole violenze, è una cosa utile e credo importante per tutti, però proprio dai filmati che sono stati presentati sono emerse due dichiarazioni che personalmente non condivido. Ho sentito che qualcuno ha detto che chi ha subito violenza corre il rischio di essere un violentatore a sua volta. Allora questo mi fa pensare che noi abbiamo una visione veramente deterministica dello sviluppo. In realtà noi durante nel corso dello sviluppo possiamo avere esperienze diverse che ci fanno essere sempre sensibili alla violenza, perché saremo comunque molto sensibili, ma non è assolutamente detto per esempio che chi ha subito violenza a sua volta sarà un violentatore. Questo lo dico perché a proposito del seme della violenza, io credo che uno dei semi, perché non ho la pretesa di sapere qual è l'unico, uno dei semi è certamente il fatto che noi viviamo molto nel presente e non abbiamo una concezione del futuro. Il futuro è responsabilità. Se noi pensiamo che avendo dei figli dobbiamo pensare a qualcosa che va al di là della nostra vita, cioè la nostra morte non è la fine del mondo, ma ci sono dei figli che ancora vivono, ecco, questo fa pensare che apriamo il nostro discorso al futuro. Il futuro è responsabilità. Se invece io vivo nel presente, naturalmente non ho nessun motivo per essere responsabile. Questo forse è uno dei segni. Degli spunti e dei temi. C'è ancora una telefonata? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Maurizio, chiamo da Sarsina. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo sapere se un genitore che maltratta i propri figli è da considerare una persona cattiva o una persona con dei problemi fisici e mentali. Veniamo, prego, la dottoressa De Muro, Adriana De Muro di Cagliari, che si occupa numero blu di Cagliari, un'organizzazione di cui abbiamo visto un po' l'attività in un precedente filmato. Credo che sia molto importante chiarire che il genitore che maltratta non è un genitore cattivo e che sia molto importante ampliare un po' il quadro del perché il genitore maltratta. Quello che noi constatiamo con mano nel nostro lavoro, nel fare le terapie delle famiglie maltrattanti, è soprattutto il fatto che il genitore violento molto spesso non ha risolto col proprio genitore i suoi problemi e il figlio spesso, ed è una delle letture che si possono dare del maltrattamento, fa da spia a questo problema irrisolto. E tra l'altro molto spesso il bambino maltrattato mette il genitore davanti al suo ruolo irrisolto. Questo che cosa vuole dire? Che quando il genitore non sa vestire questo ruolo, perché a sua volta non è stato un bambino che ha attraversato le tappe di sviluppo in un modo adeguato, può allora maltrattare il figlio quasi che per lui fosse più semplice rompere lo specchio che guardarsi, perché è un bambino specchio il bambino maltrattato. È un bambino che dice al genitore: tu non sai fare il papà. E allora, per rispondere anche alle domande che poi faceva un insegnante prima, forse non c'è una risposta in assoluto, però è vero che indicativamente la prima cosa da fare è rendere a quel bambino un ruolo significativo nel proprio genitore. Che cosa vuol dire? Che lungi dal punire, infatti gli operatori che si occupano del settore hanno superato la sponda del giudizio. No, non giudicano più in termini buono o cattivo, ma casomai di aiuto, di problema irrisolto. Il maltrattamento è un problema fra gli altri, non è qualcosa di eccezionale, di patologico. Lei ci ha portato tutta la tensione morale che è comune a questo gruppo di persone con parole molto belle. Noi abbiamo, vorrei far vedere a questo punto, un altro filmato, perché uno dei problemi che colpiscono di più è come la difficoltà molte volte di sapere se un bambino è stato maltrattato, anche quando è stato maltrattato nelle forme più violente. Abbiamo registrato ora un filmato che vorrei vedere, fatto sempre da Marcello Alessandri.
che però vi vorrei attenersi solo un istante, perché io prima devo mandare a letto i bambini. Oh, questo mi dispiace. Mi dispiace di mandarvi a letto, siete stati molto attenti, molto buoni, sono molto contento che non abbiate avuto niente da dire, perché vuol dire che non siete mai entrati a contatto con la violenza. Purtroppo mi vengono continuamente rimproverate la mia, questo fatto di aver tenuto alzato i ragazzi troppo a lungo, quindi adesso io vi devo chiedere di lasciare la serata. Vi ringrazio, mi dispiace, un'altra volta vi farò parlare quando avrete qualcosa da dire, sono molto contento che non abbiate avuto niente da dire stavolta. Adesso però tutti i ragazzi vanno a letto perché dobbiamo proseguire. Mentre voi procedete ad andare a letto, noi partiamo, per cortesia alla regia, Fausto Dall'Olio, partiamo con questo filmato, come vedrete abbastanza impressionante. Partiamo pure col filmato. Bambina di un anno, è stata ricevuta nel nostro centro di accettazione, visitata da un collega che ha appunto notato questa impotenza funzionale, questo ematoma, questo gonfiore della spalla, e ha chiesto immediatamente un esame radiografico. Un esame radiografico che ha dimostrato come a destra c'era una frattura molto grossolana e molto importante, una frattura con una lussazione addirittura del moncone inferiore, che era completamente dislocato in basso ed allontanato dall'altra parte dell'osso, l'altro moncone, che era rimasto nella sua sede. Una frattura molto importante, una frattura che doveva provocare molto dolore, e caso strano, la bambina viceversa si lamentava pochissimo, quasi nulla. Anche nei movimenti che il collega ha fatto per cercare, visitandola, per cercare di capire un po' di più clinicamente, questa bambina non ha pianto o ha pianto pochissimo, e questo è un segno, voglio dire, al quale bisogna fare molta attenzione, perché il bambino, mi si passi questa affermazione, il bambino più è sano più si ribella, più è malato e più è sottomesso alle procedure che un medico o chi per lui fa. La bambina presentava una tumefazione abbastanza importante, un rigonfiamento abbastanza importante a carico del gomito sinistro. Il gomito sinistro, analizzato con altra radiografia, mostrava una frattura a carico della parte distale dell'omero, cioè nella parte dell'osso più prossimale, più vicino all'articolazione. Queste fratture vicine all'articolazione, con aspetto di parte di uno dei monconi, cosiddetto a manico di secchio, è dimostrato che siano più frequenti nei bambini maltrattati, perché sembra che siano dovute a un particolare maltrattamento, cioè allo scuotimento violento al quale molto spesso questi bambini sono sottoposti. Il controllo ovviamente è stato successivamente, è stato con le stesse radiografie, con le radiografie di controllo ovviamente esteso anche alla parte inferiore del braccio per vedere come era stata fatta l'applicazione del gesso. Controllando queste radiografie ci siamo accorti che c'erano i segni di una vecchia frattura, vecchia non parlo di anni, ma certamente una frattura che poteva essere datata intorno ai 15-20 giorni prima dell'acquisizione dell'esame radiografico, poiché intorno al focolaio di frattura c'era già una minima reazione periostea ad indicare una già efficiente riparazione. Quindi, attraverso il gesso abbiamo potuto riconoscere che questa bambina aveva avuto un'altra frattura antecedente a quelle due che avevamo scoperto, perché la bambina portata per quella evenienza alla nostra osservazione. Ed infine, sempre attraverso la ricognizione critica delle radiografie che avevamo fatto già in precedenza, abbiamo potuto vedere che anche a carico della mano di sinistra c'erano due piccolissime infrazioni, anch'esse già in fase di avanzata riparazione, a livello della falange prossimale del quarto e del quinto dito. Questi elementi, la presenza di più fratture, l'aspetto particolare della frattura del gomito, la presenza di fratture che potevano assolutamente essere indicate come fratture precedenti e datate in epoca diversa fra loro e diverse dalle ultime, ci hanno praticamente portato alla quasi sicurezza, o comunque
alla sicurezza nostra interiore di dover indirizzare la bambina a un'analisi psicologica e quindi all'assistente sociale, perché eravamo convinti di trovarci di fronte ad un bambino battuto. Questa crudezza, precisione clinica con la quale viene descritto, una tecnica con cui si riesce a stabilire un caso di una violenza contro un bambino che non era stato presentato evidentemente come tale all'ospedale Bambin Gesù, era stata portata una bambina che si era fatta male, e soltanto questa attenzione produce questo risultato. Io credo che non tutti sappiamo che tutto questo in realtà è molto recente nella storia della medicina. Forse qualcuno di voi ce lo vuole spiegare, avvocato Dosi? Per lo meno 30 anni, perché non di più. Non di più, perché i primi medici che si occuparono di questo erano appunto dei radiologi. Kemp, che aveva sviluppato il massimo di attenzione verso questi problemi, era appunto un radiologo, oltre ad essere un pediatra, che aveva già notato questa associazione tra questo tipo di fratture e altri ematomi, aveva scoperto il maltrattamento. Una trentina d'anni, e prima era consuetudinale, pensava che... Prima i medici erano furbi, dicevano, ma no, non è il maltrattamento, è il rachitismo, è una debolezza ossea, c'è stata molta resistenza, ma così come c'è stato in altre professioni, perché questo è avvenuto pure nelle professioni legali, nelle professioni sociali. C'è stato un ritardo, direi che oggi sostanzialmente siamo in una fase in cui questo problema è già stato superato. Volevo domandarle una cosa, lei ha detto prima che avete creato un centro di coordinamento di tutte le organizzazioni, darci un'idea di quante sono queste organizzazioni? E poi volevo domandare a ciascuno di voi individualmente, rapidamente, che cos'è che fate in particolare? Censite una trentina. Non di più in tutta Italia. Non di più, probabilmente ce ne sono molte di più, sono pubbliche, private, convenzionate, eccetera. E sono tutti centri che in qualche modo sviluppano una particolare attività nel settore della prevenzione e del trattamento dell'abuso e della violenza. E abbiamo creato questo coordinamento nel tentativo di trovare delle linee guida comuni, degli orientamenti comuni. Ma è corretto dire che siamo agli inizi di una fase di risveglio dell'attenzione della società, dottor professor Caffo? Io credo che in questi anni si è parlato molto di più di abuso all'infanzia. Si è anche capito che occorre prevenire piuttosto che non soltanto intervenire dopo che questi casi sono esplosi. Si è anche capito che occorre lavorare insieme tra diverse discipline. Diciamo che una cosa nuova che si è capita è che i bambini possono parlare di queste cose. Ad esempio, il fatto che i bambini chiamino il telefono azzurro è un fatto molto positivo. Cioè, i bambini si rendono conto che possono chiedere aiuto a degli adulti, anche fuori dalla famiglia, per risolvere dei problemi. Ed è anche vero che si è riusciti in qualche modo a congiungere le strategie di intervento di diverse professionalità per un aiuto alle famiglie prima di un intervento giudiziario, che secondo me è la soluzione più importante. Se ci sono telefonate me lo dite, c'è uno dei nostri ospiti inesperti dietro che vuole intervenire. Buonasera, sì, io vengo da Roma, mi chiamo Carlo Serafini, sono uno studente universitario. Volevo dire che fino ad ora si è tenuto molto l'argomento sulla violenza prettamente fisica, insomma, materiale. Hai ragione. Mentre secondo me è molto importante sottolineare quella che è la violenza psicologica che si può fare sui bambini. Io posso dire questo, che io sono figlio, diciamo, dei genitori divorziati, che non mi hanno mai coinvolto direttamente nelle loro vicende. Tuttavia sono sempre stato, emotivamente, molto fortemente coinvolto, traendone poi delle gravi sofferenze, che si sono espresse poi in due particolari modi, ossia nei sensi di colpa e nel vittimismo, cose che ho per fortuna superato e oggi ricordo come un periodo vissuto nel quale spero di non tornare mai più. Però voglio dire, i sensi di colpa io li vedevo nel vedere i miei genitori attaccarsi magari, ecco, a litigare come due bambini cretini, per dire. E mentre il vittimismo è come un farsi vedere sofferente o deperito con la speranza che qualcuno mi venisse a dare quello che mi mancava. Poi in realtà il vittimismo secondo me porta inevitabilmente al fallimento. E poi un'ultima cosa con la quale concludo, e non voglio sottrarre tempo, che io penso che al di là delle vicende familiari anche una forma di violenza grave che si può fare sui bambini, grave diciamo tra virgolette, è quella di chiedergli o di pretendere un comportamento da adulti. Secondo me dire a un bambino fai l'uomo, cerca di essere un ometto, hai un'età per la quale non puoi più fare certe cose, è molto grave. E appunto con questo concludo, io prima parlavo con dei bambini lì che fingevano di fare gli adulti, per esempio mi dicevano cosa voterai al referendum o cose del genere. I bambini sono eccezionali nella loro spontaneità infantile di imitare i grandi,
ma mai di pretendere da loro i comportamenti da grandi, perché secondo me equivale a massacrarli nella loro infantile spontaneità. Grazie per aver introdotto il tema che avevamo accennato prima dell'altra violenza che ha tante manifestazioni, una delle quali è anche quella che viene o finiscono per subire a volte o possono subire i figli di genitori conflittuali o di genitori separati, la dottoressa Della Rosa. Ma questo certamente, la conflittualità grave di una coppia porta veramente a una vera e propria esperienza di maltrattamento, così come è proprio vero che nelle famiglie in cui esiste il maltrattamento esistono delle inversioni di ruolo, perché esistendo come uno stato di orfanità familiare non ci sono genitori, non ci sono né genitori né figli, o addirittura paradossalmente spesso sono i bambini che esercitano la funzione del genitore, ma non in quel modo, come dire, normale che talvolta avviene, in cui i bambini fanno finta di essere adulti. Effettivamente i bambini sono gravati di responsabilità pratiche e morali come gli adulti, quindi i bambini diventano i consolatori, i consiglieri dei loro genitori, ma siccome sono troppo piccoli e incapaci per dover davvero risolvere i grandi problemi degli adulti, ne escono sconfitti e hanno sulle spalle questa grande colpa, la colpa di essere bambini che naturalmente non possono risolvere i problemi dei grandi. Quanto diffuse sono le forme di altra violenza, di violenza non fisica, ma di violenza psicologica, abbandono, trascuratezza, incuria, lasciarli soli, o viceversa un eccesso di cura, un eccesso di peso sul bambino? Professor Cappo, ma noi riceviamo... rispetto agli atti, ai casi di violenza pura, se mi può dare una risposta rapida, poi se ci sono delle telefonate me lo dite, se no proseguiamo con un altro filmato. Ma diciamo che la violenza fisica rappresenta una percentuale limitata, circa il 20% ad esempio delle chiamate che giungono a noi sono di violenza fisica. Un 7% di violenza sessuale, l'altra parte della violenza è la violenza psicologica, che i bambini vivono... Cioè la parte più frequente. Più frequente, sicuramente, associata alla solitudine grave, a una paura molte volte di trovarsi di fronte alla vita da soli. Questa è la cosa più frequente e più comune. E si ricollega al discorso sulla famiglia d'oggi che facevamo prima col professor Donati. La telefonate, poi passo al filmato. Prego, siamo in linea, signora o signore. La telefonata, sono in grado di prenderla. Pronto? Sì, buonasera signora. Sono Francesca di Lecco. Buonasera signora. Buonasera. Senta, io vorrei dire un attimo la mia esperienza. Io ho vissuto in una famiglia, ho subito non violenze io, però sempre coi genitori litigando. Per cui io quando mi sono sposata mi sono detta fuori di qui non voglio che i miei figli passino quello che ho passato io. E così è stato, però di questa esperienza io ne ho portati per anni, che anche dopo sposata, quando suonava il telefono, io pensavo ai genitori che litigavano. Comunque la mia esperienza si è risolta adesso avendo, ho due ragazzi, uno mio e uno in affido. Cioè è il secondo, ho avuto due affidi, questo è il secondo, ormai ha superato l'età dell'affido, ormai è maggiorenne, ha deciso di stare a vivere con noi. E vedo che nel ragazzo sta portando le conseguenze a livello proprio di salute, cioè certi periodi lui è sempre molto nervoso, è sempre stato un ragazzo proprio per i traumi subiti da lui molto nervoso, adesso sebbene maggiorenne i rapporti con la famiglia originaria sono buoni, è realizzato nel lavoro e tutto, ma il ragazzo ogni tanto ha ancora dei problemi proprio a livello di salute, come un nodo alla gola, tremolii, è stato visitato dal medico neurologo, fatto elettrocefalogrammi e tutti, non c'è niente, è solo riferito proprio a questo suo passato che probabilmente non ha ancora da superare. Vorrei sapere un attimino il parere degli esperti. Chi vuole intervenire? La dottoressa Basentini, va bene, Assunta Basentini. Ma il problema è, secondo me, siamo troppo presi noi in questa dimensione così operativa, istituzionale, ad occuparci della fase patologica. Ecco, invece la signora ci ha introdotti nel discorso del che cosa fare e del come fare, quindi allora, nella dimensione dell'accoglienza, ed è una cosa molto bella. Del che cosa fare, sì. Purtroppo io a questo punto vorrei però procedere ancora, scusatemi, con un altro input filmato,
ed è un filmato che propone di nuovo il problema sotto un'altra angolazione, con un'esperienza da parte di persona che ha una grandissima esperienza. Vogliamo vedere questo filmato che riguarda il professor Montecchi. Vediamolo per cortesia. Siamo leggermente in ritardo col filmato, forse mi sono sbagliato io, non credo. Credo che l'abbiamo, eccolo. Hanno subito maltrattamenti o comunque violenze. Nei bambini dopo i 6 anni utilizziamo un metodo che questo è specificatamente nostro, che è il metodo del gioco della sabbia. Cioè offriamo al bambino un vasoio con della sabbia dentro, dove può costruire una scena utilizzando degli oggetti in miniatura, dei giochi in miniatura. E quindi il bambino rappresenta in questa scena quello che è il suo mondo interno. Un'altra bambina che dentro il vasoio della sabbia, giocando con gli animali, attribuiva i ruoli riconoscibili, i ruoli della sua famiglia, in cui la madre rappresentata dalla mucca che dà cornate e il padre abusante che dice è un leone che siccome è maschio fa del male alle bambine piccole. E quindi attraverso queste rappresentazioni, che hanno anche un valore simbolico, il bambino, senza saperlo, esprime quella che è la sua esperienza. Ecco, c'è una particolarità nel bambino abusato, che mentre il bambino, diciamo, normale descrive delle situazioni che sono connesse con una situazione di fantasia, di un suo mondo fantastico, il bambino abusato, all'interno di questo mondo fantastico che rappresenta, descrive dei fatti che sono molto concreti e molto particolari. Questo lo vediamo soprattutto negli abusi sessuali. Per esempio, nell'abuso sessuale il bambino, anche molto piccolo, descrive dei fatti che non possono essere appartenenti alla sua fantasia, ma sono fatti che necessariamente derivano da un'esperienza concreta della vita sessuale. Il problema dei risultati è legato al fatto che un bambino abusato, proprio perché no, è costretto a reprimere l'esperienza dell'abuso, a rimuoverla, e quindi deve tenerla nascosta prima di tutto a se stesso. Però questo lavoro di tenere nascosto gli impegna talmente le sue energie psichiche che poi lo portano a strutturare delle psicopatologie, dei disturbi psicosomatici o dei disturbi emotivi, disturbi mentali. Quindi, cioè, il bambino non racconterà mai l'abuso che subisce, ma la sofferenza che gliene deriva lo esprime attraverso un disagio emotivo, disturbi psicosomatici o disturbi di comportamento. E allora noi lo trattiamo per i suoi disturbi psicosomatici, per i disturbi di comportamento o per il disagio emotivo che lui ci offre. Quindi consideriamo l'abuso non tanto come un fatto che appartiene all'area del crimine, ma come espressione di un disagio emotivo che riguarda non soltanto il bambino che subisce l'abuso, ma anche l'abusante è una persona che ha una sua sofferenza emotiva e che esprime questa sofferenza attraverso l'abuso. E non riguarda soltanto l'abusante e il bambino, ma l'abuso all'infanzia riguarda un po' tutta la famiglia. E quindi noi cerchiamo di accogliere e la famiglia e i genitori abusanti e il bambino come portatori di una sofferenza emotiva, di un disagio emotivo molto profondo. Comune. Comune, sì. Questi fatti di abuso sessuale avvengono, ne avvengono più di quanto si pensi oppure meno di quanto l'immaginazione a volte? No, purtroppo devo dire che da quando ci siamo messi gli occhiali sul problema ne individuiamo molti di più di quelli che le cronache dei giornali riportano, anche perché il collettivo considera l'abuso sessuale soprattutto quello del padre riferito alla figlia o di una figura paterna, che non è detto che sia sempre il padre, può essere un nuovo partner della madre e una figlia femmina. Però ci sono forme di abusi sessuali molto più numerosi e più mascherati, per esempio tra le figure materne e i figli maschi, tra le figure paterne e i figli maschi, e per esempio abusi sessuali in bambini molto piccoli, per esempio, talvolta abusi sessuali realizzati da entrambi i genitori, mascherati dall'attenzione, dalle cure igieniche da dare ai propri figli,
che poi di fatto sono delle attività sessuali mascherate. Quindi l'abuso sessuale ha vari modi di manifestarsi. C'è un'ultima cosa, lo pseudoabuso sessuale, cioè in specie in questi tempi in cui ci sono molte separazioni conflittuali, è frequente nella separazione conflittuale che un genitore, per lo più il padre, venga accusato dalla ex moglie di abuso sessuale verso i figli. Spesso non è vero questo, ma è uno strumento usato per accusare e aggredire il partner, l'ex partner, e per impedire poi che questo, per lo più padre, possa avere la frequentazione con i figli. Ecco, questo è un problema emergente molto importante che porta a psicopatologie e sofferenza anche ai bambini. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che spesso negli abusi sessuali tra figura paterna e figlia femmina immancabilmente c'è una collusione da parte della madre, cioè molto spesso la madre o consapevolmente o inconsciamente è collusiva con quello che accade. Quindi non è mai un problema che riguarda solo l'abusante e solo il bambino o bambina abusata, ma riguarda almeno la coppia dei genitori, fino ad allargarla ad un interessamento di tutta la famiglia. Abbiamo toccato un tema tra i più tremendi, diciamo, e quelli sui quali riesce più difficile parlare, perché siamo tutti consapevoli e partecipi di una specie di antichissimo tabù, per cui anzi di questi problemi si parla solo in tempi recenti. Però vorrei sentire adesso la dottoressa su questo punto. Assistente sociale, Patrizia Presutti, devo dire che è assistente sociale del Comune di Milano. Devo dire che nel corso della preparazione, certo, di questa nostra, del Comune di Milano, esatto, sì, che nella preparazione di questa nostra trasmissione abbiamo passato una mattinata con lei e con, certo, diverse sue colleghe, che è stata per noi fra le più emozionanti e più istruttive, perché ci siamo resi conto di quanto sia ricca e vasta la serie di iniziative che una grande organizzazione, certo, struttura amministrativa intraprende. Io vorrei, non c'è tempo in questa sede, ma vorrei che ci fosse una maggiore conoscenza delle cose che vengono fatte, anche perché forse molte persone sarebbero incoraggiate a rivolgersi a degli enti e a non rimanere isolati, troverebbero un qualcheduno a cui parlare. Mi scusi, ho fatto una questa... mi dica. Io devo dire che è molto importante nella fase del maltrattamento la diagnosi, quindi la fase diagnostica, però è senz'altro importante che si dica alla gente quali sono le possibili soluzioni. Il Comune di Milano ormai lavora da tanti anni, per cui diciamo che all'interno dell'area cittadina ci sono 20 servizi sociali zonali, con degli assistenti sociali e psicologi che sono in grado di aiutare la gente a dare delle informazioni, ma anche ad aiutarle nella fase della segnalazione al Tribunale dei Minori, oppure attraverso dei servizi specialistici come il CAF o il CBM, che il Comune di Milano ha già una collaborazione che ormai dura da anni. Io mi sono occupata per tanti anni proprio lavorando in un servizio sociale zonale, e devo dire che le soluzioni più sostanziali per questi bambini è aiutare a non distruggere la propria famiglia, ma a crearsi dei modelli alternativi. Certamente in un primo momento la risposta della comunità può essere però una parziale risposta. Quello che secondo me va attivato, e il Comune di Milano l'ha fatto, sono dei servizi di assistenza domiciliare, dove quindi degli educatori, degli psicologi entrano all'interno della famiglia e aiutano la mamma e il padre ad avere un corretto rapporto con il proprio bambino, e anche dei progetti di affido familiare. Io nella mia esperienza ho fatto molti affidi familiari e devo dire che il ragazzo che viene affidato attraversa un percorso formativo. Non voglio interromperla, ma dedicheremo una puntata intera a questo argomento e forse lei potrà ritornare. Però sono contento, sì, che lei abbia dato questa pur rapidissima. Sì, ecco, proprio in conclusione dovrei dire che il ragazzo deve essere proprio aiutato ad elaborare due modelli familiari, e man mano, attraverso proprio il costante rapporto tra la famiglia d'origine e la famiglia affidataria, il ragazzo con molta fatica però riesce ad accettare la sua famiglia, ma riesce anche a crearsi una vita alternativa, cioè un modello di vita che non sia maltrattante. Poi io volevo... C'è speranza, insomma. Certo, c'è una grossa speranza, e devo dire che sono proprio i ragazzi che riescono meglio nel futuro a sapersi difendere, ma anche a dare molto e ad aiutare la famiglia. Sentiamo la telefonata, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Dunque, speriamo di farcela parlare, perché per me ricordare è un po' tragica la cosa. Comunque, che io mi ricordo, avevo 3 anni,
quando mio zio paterno così all'inizio a livello di gioco così mi prendeva e insomma abusava di me. E col passare degli anni io mi accorgevo che non era un gioco, ma che insomma faceva sul serio. E quando incominciai a ribellarmi a questa sua situazione, a questa sua, a queste sue richieste sempre più per me molto, molto dolorose, e lui mi minacciava sempre che mi avrebbe fatto del male. Insomma, sono cresciuto tenendo il silenzio e nessuno mai si è accorto di questa mia situazione. E, lei ora è un adulto che può parlarne. Sì, io devo dire che sono arrivato fino all'estremo, perché poi ero combattuto su l'omosessualità da me rinegata proprio con tutte le mie forze, ma però una parte di me stessa la ricercava. Quando io insomma mi sono ribellato a questa situazione e vedevo di non farcela, ma anche a tenere il silenzio che non potevo parlare con nessuno, ho tentato il suicidio, ho preso del sonnifero, poi meno male mi hanno salvato, e io prima di prendere queste pastiglie ho scritto una lettera con le motivazioni. Insomma, poi con l'aiuto dei psicologi così ne sono uscito fuori. La mia domanda che vorrei fare, ma adesso sono due. Uno, come, adesso io sono il genitore di due bambine, come fa un genitore ad accorgersi che un bambino ha subito violenza, visto che io l'ho subita e i miei non se ne sono accorti, i miei e i miei amici che mi circondavano? E poi una cosa che a me fa paura è se è vero che se una persona ha subito violenza, prima o poi la fa. Sulla seconda starei per risponderle categoricamente no. Nessuno è condannato quando nasce perché che gli accada. Però ci sono persone che ne sanno ben più di me. Chi vuole rispondere all'una e all'altra di queste domande? Caffo. Ma i bambini che soffrono sono bambini che di fatto si isolano dagli altri, spesse volte, hanno difficoltà a comunicare il proprio disagio. Un genitore deve riuscire a capire questi segnali, deve vedere se ad esempio a scuola le cose non vanno più bene, se questo isolamento lo porta molte volte a vivere anche una serie di incubi, di paure che molte volte esprime nel disegno in tante altre cose. Devo dire che i bambini oggi sempre più si rendono conto di questo problema e sempre più si rendono conto che possono parlarne. E parlare è già una cosa importante, per avere un aiuto, un ascolto. E occorre che trovi attorno a loro non solo dei genitori ma anche degli insegnanti, persone in grado di capire che in quel momento viene fuori un grande sforzo, parlare della propria sofferenza. Ma trovando una mano che può in qualche modo loro dare un aiuto, questi bambini possono riuscire a ritrovare una fiducia in se stessi ed uscire da quel circolo perverso che è quello della violenza che si ripete. È giusto dire che noi da qui vogliamo mandare un messaggio quindi di fiducia e di possibilità di uscire. Io ancora due o tre cose, perché il tempo mi sta passando, poi io a questo punto perdo sempre il controllo degli orari, quindi poi mi dite quanto tempo ancora, perché ci sono una o due cose che a noi preme, che a qualcheduno qui preme molto dire. C'è tutta la tematica importantissima del rapporto tra le varie istituzioni che si muovono in questo campo, i tribunali e i servizi. E io so che l'avvocato Dosi c'è un punto che vuole sollevare e vorrei che lei lo sollevasse, ed è quello della mancanza in Italia dell'istituto della probation. Ci può dire in una parola che cosa è il problema che lei ritiene così importante? Quando un bambino viene maltrattato o subisce un abuso sessuale, si pongono due problemi. Da un lato l'aiuto alla famiglia in questa situazione di grave crisi che vive, dall'altra il problema di protezione del bambino che subisce un abuso. Spesso gli abusi non vengono denunciati, non vengono segnalati, proprio perché chi li individua ha paura di un intervento, per esempio, giudiziario, che spesso si muove con modalità un po' poco attente ai profili delle relazioni, eccetera. Allora, questo istituto, che pure era previsto in un disegno di legge del governo, questo della messa alla prova, consentirebbe di sospendere... La probation è mettere a prova, che vuol dire sospendere. La probation significa mettere alla prova, cioè sospendere un procedimento penale che pure deve essere iniziato, perché ci sono profili di garanzia e di protezione da non sottovalutare, e
consentire a un servizio sociale, a un servizio socio-riabilitativo, l'aiuto alla famiglia. Se la famiglia, se la relazione tra quel bambino che ha subito un maltrattamento e i suoi genitori si ricuce, se questa relazione ridiventa sana, il procedimento penale può anche sospendersi, può anche estinguersi, altrimenti può continuare il suo corso. Questo consentirebbe anche di denunciare gli abusi, perché in qualche modo sarebbero poi controllabili gli interventi. Il giudice Melita Cavallo vorrebbe intervenire, ma non la faccio intervenire perché non ho più tempo, mentre non posso non menzionare un'altra delle istituzioni che operano in un campo affine a questo di cui stiamo parlando, che è il GEA, Genitori Ancora di Milano, di cui il professor Scaparro è stato un iniziatore, ed è un altro settore. Parlava un giovane qui presente in modo molto convincente e sentito del problema dei figli di separati. Il GEA si propone, ce lo vuol dire in un minuto? Sì. Perché è un'istituzione che non ha per ora molti eguali in Italia, che è importante invece menzionare. Sì, di aiutare i genitori a riprendere la responsabilità di genitori, e cioè a non farsi rappresentare più di tanto nelle difficoltà che hanno incontrato nella separazione. Che cosa vuol dire? Che molte volte nella separazione i genitori si perdono di vista. E quindi gli interessi loro, che sono loro di adulti e dei loro figli, vengono gestiti in buona parte da altre persone, sia pure in buona fede e con tutta la competenza necessaria. Noi chiediamo ai genitori di tornare responsabili della loro separazione. E avete dei risultati operativi? Io direi di sì. Tra l'altro noi non abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, perché la mediazione familiare è praticata in tutti i paesi di più lunga tradizione divorzista. Noi soltanto che, questo sembra che stiamo facendo chissà che cosa, ma stiamo cercando di applicarlo con molte difficoltà. Per ora come centro pubblico c'è soltanto a Milano, ma io spero, mi auguro che si estenda in tutta Italia. Io vorrei dire adesso, prima di passare, purtroppo siamo alla conclusione, mi dispiace, professor Donati, una battuta, perché la sento particolarmente urgente nel voler intervenire. Avevo molte cose da dire, ma su questo credo che sia importantissima questa iniziativa, ma bisogna anche che tutti gli altri operatori di tutti i servizi, pensiamo che in Italia ci sono in teoria 2200 consultori familiari pubblici, i quali però non operano sulla famiglia, cioè paradossalmente non vedono le relazioni familiari. Ma operano solo casi individui. Operano sugli individui, ecco, quindi quello che ha detto Scaparro è molto importante, cioè è importante insegnare, diciamo così, o formare le persone a prendersi la responsabilità come genitori, ma è importante anche per tutti gli operatori operare nell'ottica delle relazioni familiari, perché se no non si riesce a attivare quella comunicazione di cui c'è bisogno per riuscire a capire se il bambino è stato abusato o se è in difficoltà, se c'è una potenzialità di patologia o di maltrattamento. Io spero, vorrei riavere la telecamera, perché spero di avere comunicato a voi quell'ansietà che io sto provando e quella insoddisfazione che sto provando per non essere riuscito in questa trasmissione a dare sfogo a nessuno dei vari temi che abbiamo trattato. Questa è una trasmissione, vi era già accaduto nelle precedenti, ma in questa in modo ancora più spiccato, questa difficoltà di comunicare la realtà di un mondo così vasto, così complesso, in cui operano tante persone, perché dietro ognuna di queste persone c'è una vita, ci sono delle operazioni di recupero di bambini o di famiglie che possono durare, dottoressa Della Rosa, anni. Tanto tempo. Ecco, io vorrei avervi dato questa sensazione che non sono riuscito a dirvi tutto quello che dovevamo, e lo dico perché semplicemente abbiamo in mente di volere imporre o proporre alla RAI di cominciare a fare un programma quotidiano sui problemi dell'infanzia. Si fanno tanti problemi sui problemi del cuore, eccetera. Proviamo a fare un programma un po' serio sui problemi dell'infanzia, non sull'infanzia ma dell'infanzia. Ma di questo torneremo a parlare. Chiudo, mi dispiace, chiudiamo tutto e chiudo arrivando al tema finale per il quale avevo convocato qui da autorità, strappandola alla sua vacanza, Simona Marchini, che è il tema della violenza nel mondo, perché francamente ci sembrava che parlare della violenza sui bambini e non parlare della violenza sui bambini del mondo fosse in qualche modo una mancanza di attenzione alla realtà com'è, che ci propone una realtà molto di cui, al di là di come gravità di tutto quello che noi possiamo immaginare, introduciamo un attimo questa nostra ultima breve conclusione con un filmato, perché la
condizione dei bambini nel mondo tocca noi perché arrivano fino da noi e lo vediamo in questo filmato che io pregherei la regia di voler mandare, ancora un filmato di Marcello Alessandri, una testimonianza che non è raccolta in luoghi remoti ma in Italia, a Roma. Vediamo questo filmato per cortesia. Roma, in uno dei tanti campi improvvisati di nomadi fuggiti dalla Bosnia. Che malattie ci sono state? Malattie invettive, purtroppo, invettive. Che dipendono dal cattivo... Quale? Dall'igiene impossibile. Sì. E l'epatite A. Epatite virale. Quanti casi ci sono stati? Abbiamo 10 casi accertati. Ah, sono stati ricoverati? Sono, sì. Sono bambini tutti? Sono bambini. Queste persone che hanno raggiunto a Roma erano le persone con cui vivevano nello stesso quartiere a Sarajevo. Ah, ecco. C'è un motivo preciso, umano, immediato, diretto. Tutti i profughi di guerra cercano di raggiungere i propri parenti o i propri amici. Quindi noi siamo perché nelle varie città d'Italia dove sono presenti i profughi vengono allestiti dei campi di raccolta con tutti i servizi in attesa che finisca la guerra. Che la maggior parte di loro rientrerà a Sarajevo quando è finita la guerra. Ha intenzione di tornare a Sarajevo, in Jugoslavia? Sì, come no. Sì. Certo. Sì, perché i nostri parenti sono rimasti là. Certo che ci andiamo subito. Vuoi ritornare a casa? Sì, perché ha una vita a roulotte non è buona. Certo. Hai un solo figlio? Sì, solo uno figlio. Perché sei andato via? È perché è cominciata la guerra, poi non si può vivere là perché i serbi fanno una violenza che non si è fatta quando stava la seconda guerra mondiale. Non possiamo vivere là a pace perché mai, non abbiamo da mangiare, non abbiamo niente. È venuto qui a Roma perché ho uno fratello che lavora qui a una ditta da pulizia. Claudio invece qui in Italia non ha proprio nessuno. Sentiamo la sua storia. E la tua famiglia dov'è? È morta. Dove? A Jugoslavia. Dove? In Bosnia? No, Smedereva. Dov'è? Vicino Sarajevo? No, vicino a Požarevo. Ah. Senti, come sono morti? Con l'esplosione bomba. Con la guerra? Sì, quando sono andato a comprare vino e per mamma, per papà, e la bomba è venuta. E ha distrutto la casa. Tu eri andato a comprare il vino per la mamma e per il papà e... Per tutti era una festa e sono morti. Senti, ma la nave, il traghetto l'hai preso da solo? Sì. Per venire in Italia? Sì, sono venuto. E dove sei andato poi in Italia? Ah, non me lo ricordo il paese. Ma stavi con un'altra famiglia? Sì, Jugoslavi? Sì, erano slavi. Nomadi? Che volevano mandarmi a rubare. Volevano mandarti a rubare? Io non volevo, sono scappato poi. E sei scappato. E dove stavi allora? Non ti ricordi? A Roma. A Roma stavi. Ah, quindi questa famiglia che ti voleva mandare a rubare stava a Roma. E loro... mi ho preso e io non volevo andare e sono scappato. Non volevi rubare e sei scappato. Senti, ma ti trattavano bene? No. No? Mi picchiavano perché volevano che prendevo soldi invece che io non prendevo niente. Ti picchiavano perché volevano che tu rubassi. Poi è venuta la polizia e mi ha portato via, ha chiesto i documenti, io non ce l'avevo e mi hanno portato qua. Ti hanno portato in questa comunità del comune. E qui come stai? Sto bene, qua mi piace stare con il coordinatore Dino. Ti piace stare con? Con Dino, tutti gli altri. Quanto tempo è che stai qui? 7 mesi. 7 mesi. E che cosa desideri, cosa vuoi? Allora desidero avere una famiglia. Desideri avere una famiglia. Quanti anni hai, Claudio? 12. Quindi vuoi avere una famiglia, ma tu
sai scrivere, sai leggere? Sì, so fare. So scrivere, so leggere, così. Vuoi avere una famiglia qui in Italia? Sì. Parli bene italiano? Sì, certo. Certo. Parli anche jugoslavo? Sì, jugoslavo parlo perfettamente. Perfettamente. Abbiamo un funzionario di turno spesso molto di buon cuore che ci ha dato ben 5 minuti ancora, mentre ce lo doveva lasciare solo 2 o 3. Questo ci dà un minuto più di tempo per domandare a Simona Marchini, che da tempo si sta occupando dell'attività dell'UNICEF, che cosa possiamo fare tutti noi per questa realtà, perché qui abbiamo visto la realtà dei bambini bosniaci, sì, ma al di là c'è un mare di realtà, sì, sì, tremenda. Basta pensare che muoiono 13 milioni di bambini l'anno per malattie assolutamente banali, cioè da noi sono, insomma, per polmoniti, diarree e altro, vabbè, ma a parte questo dato terrificante, io credo che tutti noi possiamo fare una cosa fondamentale, che è assumerci delle responsabilità. È la parola che ho sentito più frequentemente pronunciare stasera, mi ha fatto molto piacere. Responsabilità individuali, responsabilità nei confronti di chi ci circonda, quindi dai nostri figli ai nostri vicini, voglio dire, a tutto quello che è poi una società, un mondo, e quindi responsabilità che diventano pian piano poi universali. Nel caso dell'UNICEF è un po' questo il caso. E allora ognuno di noi può dare un contributo. Io, come diciamo donna di spettacolo, mi sono sentita molto coinvolta, in quanto la popolarità è un grande strumento di coinvolgimento. E vorrei coinvolgere gli altri. Sì, coinvolgere gli altri così ad avere un'attenzione, e un'attenzione appunto a una responsabilità. Quindi aiutare praticamente a versare su, non so, dei contributi. Questo credo che sia una cosa che riguarderebbe tutte le vostre organizzazioni, i contributi, o mi sbaglio? È un modo di aiutare, e poi naturalmente sì, ce ne sono altri, credo che loro tutti siano in grado di assumersele queste responsabilità, mi pare che lo facciate regolarmente. Questo bambino mi dicevi che era da voi? Sì. Ecco. Il Comune di Milano, diciamo che da 2 anni ha organizzato questo progetto pilota di avere 9 comunità convenzionate per la pronta accoglienza, per cui noi nel giro di 60 giorni dovremmo essere in grado, in realtà non lo siamo, perché l'utenza che arriva in prevalenza in quest'ultimo anno è utenza straniera, un'utenza, clandestina. Mi piace che dici un'utenza, vuoi dire dei bambini? Minori, ragazzini. Dei minori, sì. In realtà anche mamme con bambine, perché noi siamo in grado di garantire la pronta accoglienza non solo a bambini, ma a volte anche delle mamme con bambini, per cui in questo periodo su 190 segnalazioni avuti nel 92, 118 sono minori stranieri in situazioni di reale oggettivo maltrattamento, e le risposte che noi in questo momento siamo in grado di attivare è un'unica risposta, la comunità. In realtà però da due mesi a questa parte stiamo cercando, come nel caso di questo ragazzino, di attivare dei progetti, e per questo ragazzino che è passato io dalle darei nostre un messaggio di speranza, perché lui ha fatto una scelta precisa, che è quella di uscire dalle maglie dei nomadi che lo sfruttavano e cercare una famiglia. Noi questa famiglia l'abbiamo trovata e probabilmente nel giro di un mese riusciremo ad attivare, sempre cercando però di risolvere il problema giuridico, perché purtroppo in Italia non abbiamo ancora una normativa che abbiamo ci permette... Abbiamo i minuti, con i secondi contati. Sì. Melita Cavallo, l'abbiamo sentita diciamo poco. Siamo sulla scia di quanto ha detto l'assistente sociale di Milano. Prima di andare al contributo, che ci scarica un po' tutto ma non ci rende responsabili, noi abbiamo questa presenza in Italia, nel meridione come nel settentrione, di tanti bambini del terzo mondo e nomadi, in situazioni di maltrattamento e se non di maltrattamento comunque in situazioni di grave disagio, quindi di abbandono, e quindi c'è necessità di famiglie disponibili per l'affido o comunque di solidarietà prima di tutto per questi bambini che sono da noi, quindi sono più vicini a noi, li vediamo con i nostri occhi. Quindi richiamerei l'attenzione degli ascoltatori perché rispondano a questa richiesta di domanda di famiglia da parte di questi bambini. Naturalmente, dato il poco tempo, è difficile esprimere tutto quello che si vorrebbe, perché anche sul piano della violenza ai bambini l'argomento sarebbe infinito, perché le violenze, anche io parlo sempre da persona di spettacolo, visto che è il mio settore proprio specifico, è anche una violenza usare certi linguaggi, certe immagini.
indagini, la televisione ha delle responsabilità immense in questo senso, quindi è chiaro che naturalmente, io mi rivolgevo a voi prima per dire che l'assunzione di responsabilità riguarda tutti e a tutti i livelli. Io personalmente, anche nel mio lavoro, almeno credo di aver avuto sempre l'onestà di un atteggiamento, di un comportamento, di un linguaggio che non offendeva assolutamente nessuno e tantomeno un bambino che poteva per caso incontrare la mia faccia, la mia immagine. Quindi trovo che la responsabilità sia veramente profonda a tutti i livelli. E mi parliamo di moralità, di moralità, mi rimangono direi. 15 secondi che sono sufficienti per ringraziarvi, per esprimere di nuovo l'angoscia di non aver detto la metà di quello che avremmo voluto e per darvi appuntamento tra una settimana alla quarta puntata che ha per tema l'avventura dell'intelligenza. I filmati sono di Folco Quilici. Ci rivediamo tra una settimana. Grazie a tutti voi.
eccetera, eccetera. Intendiamoci, l'ho letto anche perché secondo me Erasmo, quando vuole, è un grande scrittore. E ci sono delle pagine che difficilmente si dimenticano. Ecco, e la lettera al Bergen, dove fa in qualche modo, vero, dice quello che è la sostanza del Dulce Bellum. Sono solito domandarmi, spesso meravigliato, cosa mai spiega, non dico i cristiani, spinga, non dico i cristiani, ma gli uomini tutti, a tale punto di follia da adoperarsi con tanto zelo, con tante spese, con tanti sforzi alla reciproca rovina generale della guerra. Che altro infatti facciamo nella vita se non la guerra o prepararci alla guerra? Neppure tutte le bestie combattono tanto, ma solo le belve, le bestie cattive. E neppure queste combattono fra loro, ma solo se sono di specie diverse. Combattono con mezzi naturali, non come noi, con macchine escogitate da un'arte diabolica. Quando si parla così in modo indiscriminato dell'età del Rinascimento, si dicono spesso tante cose giuste, ma spesso anche tante bestialità. Cioè ci si dimentica, vero, tutto quanto l'aspetto di perfezionamento tecnico che in quel momento prende potentissimo l'avvio e che non sempre è a beneficio dell'umanità. Dietro tutta quanta la retorica di un periodo di civiltà che vuole rendere più umana la vita dell'uomo, spesse volte si nasconde l'avvio a una tecnica la quale non dirò che è disumana, è neutrale dal punto di vista morale, se ne infischia altamente se la macchina che sta costruendo serve a aiutare gli uomini o a ammazzarli. Bene, come ha detto molto bene, così bene, in modo così convincente Garin, vero, della grande figura di Erasmo. Allora vorrei domandarvi, questa predicazione di Erasmo è ripresa in qualche misura? Questa rivolta contro la guerra è rimasta un puro fatto di un intellettuale chiuso nel suo studio oppure ci sono state anche... Se qualcuno di voi volesse rispondere
Avete qualche idea da dire? Io penso che una guerra di attacco sia sempre comunque sbagliata. E in questo Erasmo non propone, diciamo, una divisione tra guerre di attacco e guerra di difesa. Lui è sicuramente contrario alla guerra. Io in questo caso non posso essere d'accordo con lui, perché ritengo che nel caso in cui che l'Italia si trovasse attaccata e si dovesse difendere, io penso che sia non un dovere, ma comunque l'unico modo per risollevarsi o comunque per difendersi sia rientrare in guerra, perché io non penso che se un paese ci attaccasse noi potremmo contrastarlo solamente con delle dimostrazioni di pace, quindi di non guerra. Io penso che sia l'unico modo per contrastare un paese che ci attacca sia entrare in guerra, anche se questo purtroppo è sbagliato, è una cosa che avviene. Dunque, senta, per sempre senza la minima interferenza nel suo pensiero, che è liberissimo e rispettabilissimo, per quello che riguarda Erasmo, ricordiamoci, Erasmo non è che fa una questione della guerra in generale o la pace in generale, è quella con cui lui aveva a che fare. Cioè queste guerre scatenate da sovrani per conquistare una provincia di cui non infischiava nulla ai cittadini del paese, che dovevano solo versare sangue e versare quattrini. Lui è contro questa e contro una guerra devastatrice come quella. E aumentava orrore a orrore il fatto che il Papa... Mi scusi. Però, questo era Erasmo, Però, scusa, poi glielo dico... Ricordiamoci che Erasmo però ha uno dei suoi libri di istruzione religiosa, Enchiridion Militis Christiani, il manuale del cavaliere cristiano. Quindi ammetto ci siano cavalieri milites con la spada. Mentre un'altra posizione è quella della non violenza assoluta, è quella per esempio degli anabattisti, no? Mai, comunque, in nessun caso... Tant'è vero, essi si rifiutavano di portare la spada, che era pure un oggetto di abbigliamento, diciamo così. Loro no, o se la portavano, la portavano di legno, che non facesse male a nessuno. Ecco, scusi, sa. Ma allora, secondo lei, quindi Erasmo accetterebbe una guerra di difesa? Invece, secondo questo me... non lo posso far ritornare dalla tomba e dirmi cosa farebbe. Però lo stesso Erasmo dice che dalla guerra nasce la guerra, dalla guerra piccola alla guerra grande, quindi naturale. Secondo me rifiuterebbe qualsiasi tipo di guerra. Guerra di difesa e guerra d'attacco, così come non può esistere l'obiettore di coscienza che dice se la guerra è giusta la faccio, se la guerra è sbagliata non la faccio. In un nostro paese dove il servizio militare è obbligatorio, la scelta di fare l'obiettore di coscienza si fa subito, non esiste poi guerra giusta o sbagliata a cui tu partecipi. Nel momento in cui hai preso la tua scelta, rifiuti qualsiasi tipo di guerra e offri al paese, quindi dai un tuo contributo, quindi adempi al tuo dovere in un altro modo, anche se la tua nazione è in guerra. Perché l'obiettore di coscienza non è che mentre gli altri ragazzi vanno a fare il servizio militare rimane a casa, adempie ad un aiuto civile, per cui non è che tu non dai un contributo alla tua nazione mentre è in guerra, però rifiutare la guerra vuol dire rifiutare qualsiasi forma di violenza verso un altro uomo, quindi secondo me l'obiettore di coscienza deve essere radicale nella scelta. Non si può dire se la guerra è giusta la faccio, se la guerra è sbagliata non la faccio, perché è un discorso di comodo, tutti noi vogliamo essere nel giusto. Ma per me non possiamo analizzare poi le proposte erasmiane come quelle di un riformatore politico. Noi quasi, abbiamo preso in considerazione, Erasmo ha detto questo, cosa non lo possiamo giudicare se non consideriamo che alla riforma politica di Erasmo si presuppone quella religiosa e quindi che noi stiamo giudicando un uomo che ha lanciato e ha riproposto degli ideali solo con la mente invece di un laico. Ha ragione, giusto. No, io volevo dire che Erasmo, per quanto riguarda le guerre religiose, propone soprattutto un argomento principale per sempre contro le guerre. Lui dice che le religioni in fondo sono tutte uguali, si possono riportare a una stessa radice e la differenza nelle varie religioni sta solamente
solamente a livello rituale, nei riti, e quindi anche una guerra con scopi religiosi è contrario. Dunque, Erasmo cosa vide di guerre religiose al tempo suo? Vide la rivolta dei contadini tedeschi del 1525, che gli mise addosso un'enorme paura, e Erasmo lanciò contro Lutero l'accusa: la colpa è tua, perché tu hai cominciato a scassare la Chiesa, ed ecco a che cosa si arriva. Io penso, sì, se posso intervenire, che quello che voleva dire Erasmo, sebbene noi non l'abbiamo ancora studiato a fondo, quindi il mio giudizio è in un certo senso marginale, comunque io penso che Erasmo volesse soprattutto dire che le religioni hanno una radice comune, ma non ha detto che tutte le religioni devono professare il loro credo insieme. C'è una radice comune nelle religioni, ma è giusto che ognuno eserciti la sua religione per conto proprio. Quindi, in un certo senso, come potevano i cattolici accettare di professare la loro fede insieme ai protestanti? C'è stata una scissione, ed Erasmo questa scissione in un certo senso non la condivide, perché lui appunto vedeva nelle radici delle varie religioni un'unità. È questo quello sì che... Sì e no. Erasmo è l'uomo che è convinto che la verità, con il per eccellenza, è la verità della rivelazione cristiana. Non lo trasformate in una specie di Voltaire. No, lui era profondamente cristiano, quindi convinto la rivelazione fosse quella cristiana. Che poi ci fosse qualche cosa di divino anche negli altri credi, nelle altre fedi, sì, ma questo non toglieva. Erasmo è quello che ha ripreso il testo del Nuovo Testamento e ne ha fatto un'edizione critica. L'ha messo in mano il Nuovo Testamento greco all'Europa colta. Va bene? Perché quello era, quello e non altro, era il fondamento della verità. Allora, un'ala di suoi discepoli, che sono i riformatori umanisti, ha detto: bene, giusto, pigliamo questo Nuovo Testamento, si rifà tutta la Chiesa su questo modello. Quindi non potete, non travisate. Le nostre affermazioni e le difese riguardo ad Erasmo, secondo me, sono state fatte perché io credo, anche nell'approfondimento che c'è stato così tra di noi, abbiamo visto che in qualche modo l'unico principio per cui Erasmo si batteva è la parola di Cristo, e Cristo non ha mai detto siate divisi ma soltanto siate fratelli, quindi è in virtù di quello che si batteva, per cui perché dei fratelli debbono scindersi e ma debbono dividersi? Ma non si sono scissi, però... Melantone è arrivato lì con questa confessione, dice: guardate, è così, l'ho redatta in termini che buona anche per tutti. Ma infatti questo non lo contesto, se qualcuno professore. Gli disse di no, chi si è scisso? Sono scissi i cattolici, sa, non è mica protestante. Non è la storia della Chiesa d'Oriente. Ma... chi è che si è staccato? Il Papa di Roma, mica la Chiesa d'Oriente. Ma non è tanto importante di chi è la colpa. Non è tanto importante di chi è la colpa. Il ma fatto no, appunto. È, la costa... è una constatazione. Il mondo cristiano si è scisso. Sì, e que... E anzi, mentre invece quello che chiedeva Erasmo era invece un'universalizzazione del sentimento religioso. Certamente. Addirittura a Maometto gli chiedeva di farsi battezzare, che cosa ti costa un però po' d'acqua. Però gli chiedeva di farsi battezzare, Cosa? Chiedeva di farsi battezzare. Chiedeva di farsi battezzare. Ecco. Non che era indifferente se battezzati o no. Anche Maometto diventi cristiano, no? Sì, però rispetta anche non solo rispetta anche la coscienza religiosa di altri popoli. L'importante è quello che Erasmo chiede, è un sentimento di tolleranza. No, è una cosa diversa. La tolleranza è: tu pensi al contrario di me, però io non ti ammazzo. Ecco, perché non riconosciamo una matrice unica. No. Sì, no, un punto che ci accomuna, questo. Che nel fondo, nel profondo sì, ma ci non accomuna. C'entra questo. Ma non sì, c'entra la radice io unica. Io ti posso tollerare qualcosa che mi viene proposto dall'esterno solo se riesco a superare la barriera che mi supera e mi fa considerare quello esterno, e riesco appunto
a ritrovare magari nelle più profonde delle origini qualcosa che mi accomuna con, e mi rende tuo fratello. Questa è tutta una filosofia rispettabilissima, ma non è la base della tolleranza. La base della tolleranza è questa: io non ti posso imporre le mie idee perché sono fallibile. E quindi, essendo peccatore fallibile, non ti posso imporre le mie idee. Questa è la base. Scusi, se legge l'epistola sulla tolleranza di Locke, è nata da questo. Io non ti posso imporre le mie idee perché non ho, diciamo così, una santità al 100%. Capito? Quindi non c'entra l'idea se abbiamo qualcosa in comune o no. Questo è un bellissimo ragionamento filosofico, ma che, diciamo così, può entrare dentro la tolleranza, ma non necessariamente. Ma senz'altro, perché riconosco la mia natura umana fallibile, che è anche la sua natura umana, e è questo che ci accomuna. In questo senso ritrovo questa matrice. Io volevo dire che certamente l'introduzione della polvere da sparo giocò un ruolo importante nell'atteggiamento di Erasmo di porsi contro la guerra, perché la polvere da sparo portò molta distruzione. Inoltre la polvere da sparo giocò un ruolo molto importante nell'assetto proprio degli stati politici, perché erano necessarie grandi somme di denaro e anche gli stati avevano in mano le fonderie, quindi una maggiore potenza riguardo agli stati nazionali, tutto a danno della nobiltà feudale. Quello che secondo me è da vedere è, parliamo di eredità anche dalla cassetta, neutralità della scienza, è stabilire, questa è la modernità secondo me di Erasmo, un valore e un senso etico della scienza. Non si può definire la capacità come scienza di manipolazione dell'uomo, la possibilità dell'uomo di migliorare la propria vita nel proprio contatto con la natura e stabilire che tutto ciò che l'uomo ha compiuto sia decisamente negativo. Bisogna stabilire innanzitutto un valore della scienza, un valore morale, questo è quello che diceva Erasmo, lo paragona alla polvere da sparo e a ciò che ha distrutto nella sua società, che ha creato praticamente la distruzione, povertà, carestia, miserie. Ma dall'altro non si condanna la scienza, il progresso, ciò che è indispensabile e ha veramente valore per l'uomo. Ciò che però non si deve definire negativo in toto o positivo, bisogna stabilire secondo me un valore etico, morale, che giustifichi l'intervento dell'uomo, la manipolazione dell'uomo rispetto alla natura. Non condanno io la scienza in sé, però dobbiamo constatare che è troppo legata agli intenti dell'uomo. Finché gli intenti dell'uomo sono sbagliati, è inutile per me andare avanti nel progresso, perché con tutte le discriminazioni razziali che ci stanno, con tutta la crisi morale che affligge la società d'oggi, è inutile creare nuovi mezzi, andare avanti col progresso, magari considerando il fatto che un domani possiamo, sì, può essere quello con l'ideale di giustizia a prendere in mano, a utilizzare il progresso, però può anche essere quello che fa le discriminazioni razziali. Che c'entra la scienza delle discriminazioni razziali? Francamente me lo spiegate. È una crisi è l'espressione di una crisi di coscienza, è l'espressione di una mancanza di valori. È l'espressione di una mancanza di valori. Finché non ci stanno questi valori positivi, che senso ha fare andare avanti la scienza? Farci distruggere. Non puoi collegare comunque questi valori morali alla scienza, perché la scienza ti dà un progresso, ti dà delle facilitazioni di vita che non penso c'entrino niente con le discriminazioni razziali. Cioè, non puoi parlare che se uno non raggiunge dei valori morali in questo campo non può andare avanti nella scienza, perché allora a questo punto uno non avrebbe potuto scoprire come si cura una certa malattia perché aveva delle discriminazioni razziali 100 anni fa con i negri. Io penso che tu stia confondendo un po' i valori morali con i valori scientifici. Ma è un dato di fatto che la scienza è una cosa e l'etica è un'altra. E scienza e etica e progresso non sono sempre andate di pari passo. Questo non lo possiamo non considerare. E credo che non andranno mai a braccetto finché l'uomo non si rende conto che deve limitare in alcune prospettive la sua sete di conoscenza, questa sua sete di potere. Perché finché l'uomo vuole dominare ogni aspetto della natura, non si potrà avere il rispetto di alcuni principi etici e morali. Ad esempio, noi ci troviamo oggi in una società in cui assistiamo
al concepimento in provetta. Credo che le generazioni passate non lo avrebbero accettato. Voglio dire, stiamo andando contro alcuni principi morali in cui abbiamo sempre creduto. Allora, a quanto confine ci deve essere tra la scienza e l'etica? E quanto può la scienza? È un problema che dobbiamo sicuramente considerare. Io francamente non riesco a capirlo, ecco. La scienza dota l'uomo di maggiore, sempre maggiore responsabilità. È tutto lì. Secondo me noi abbiamo una visione negativa del progresso con tutta questa. Secondo me il progresso è indispensabile, ma anche una cosa positiva. Indubbiamente positiva. Ma l'uomo deve anche riconoscere i suoi limiti. Va avanti lo stesso. L'uomo che pensava di essere arrivato ai suoi limiti 60 anni fa, 50 anni fa, però poi i limiti si superano con nuove scoperte. Secondo me è una cosa inevitabile, ma è nettamente positiva. Accentua la responsabilità dell'uomo, ma l'uomo ancora per me non è responsabile. Beh, io a questo punto veramente direi di sì, insomma, vorrei dire che l'uomo non è responsabile. Ma no, altrimenti non si sarebbe, altrimenti non si sarebbe cacciato in tanti guai. Evidentemente a ogni passo avanti che facciamo scoppiano nuove responsabilità. Ogni passo che faremo ci aprirà nuovi problemi. Non so se questo vi l'ammettete. Certo, nuovi problemi di carattere morale, si capisce, la problematica morale diventa tanto più responsabile quanto più vinciamo la natura, no? Il progresso non si può fermare, ma è inutile tanto esaltarci per il progresso quando ancora è qualcosa che manca, dobbiamo lavorare all'interno di noi, non all'esterno, non andare avanti troppo col cioè il progresso non si può fermare, però non è neanche la cosa più importante, non è la prima cosa, non è nella scienza che innanzitutto dobbiamo fare il progresso, è in altri valori per me che prima innanzitutto dobbiamo lavorare. Io non voglio né condannare la scienza né condannare la politica, non voglio condannare nulla, dico solo che come alla base di una riforma politica, per Erasmo, lo stesso Erasmo ce l'ha detto, ci vuole una riforma religiosa o se non altro spirituale, anche per me prima del progresso scientifico ci va un progresso spirituale, un progresso dell'uomo. Allora, avanti qualche altro intervento? E per esempio cambiare argomento che non abbiamo toccato, per esempio i due adagia sì. Che si parlava sul riguardo il potere. Sì. Si può fare? Sì, come no? Perché in fondo noi sul progresso scientifico collegato l'abbiamo detto, non c'è, siamo anche dilungati abbastanza su scienza e la modernità del giudizio di Erasmo, a mio parere, è proprio nella voler esaminare il potere, in quelle che sono le sue strutture, i duplici volti, il gioco degli specchi, come appunto possiamo definirli, da una parte nei sileni, dall'altra nell'aquila e lo scarabeo, la regalità dell'aquila che rappresenta la magnificenza, il potere, dall'altra lo scarabeo, ma l'aquila, la magnificenza, può essere vinta dallo scarabeo, così come nei due sileni, le due manifestazioni del duplice volto del potere. O anche dell'animo stesso umano, da una parte il bello esteriore, il brutto interiore o viceversa. Una quindi volontà e un messaggio, il gettare un messaggio sull'apparenza, il voler andare oltre, che può essere anche riportato ai giorni nostri. Non fermarsi a quella che è una semplice e mera apparenza, andare oltre, riuscire a capire anche nel potere quello che è la vera essenza, non la regalità, la magnificenza, il re appunto nella sua regalità, la magnificenza stessa del Papa. Guardare invece ciò che c'è dietro il loro potere, miseria, lotte, guerra, per ricollegarci appunto al concetto di guerra, portatrice di distruzioni, di miserie, di carestia, di mali, come appunto possiamo definirli nel loro insieme. E questo, a mio giudizio, è proprio una modernità di un esame vero e proprio del potere nei suoi aspetti principali. Sicuro? Ancora altri? Certamente, anche per concludere quindi sulla modernità di Erasmo
in qualche modo, visto che noi abbiamo detto che la scienza poi ha un valore positivo, anche se Erasmo in qualche modo la nega, perché mette in evidenza anche nella cassetta la differenza tra guerra antica, quando c'era un codice cavalleresco, e guerra moderna, dove non è più l'uomo con la sua forza umana a combattere, ma è la polvere da sparo. In ogni caso, secondo me, Erasmo si rende conto di essere un perdente, anche se poi il suo dibattito rimarrà in eterno, perché noi ancora oggi ci troviamo di fronte ad una problematica che c'è stata da lui gettata. Il fatto che lui stesso si rende conto in qualche modo di essere un perdente è che mette in evidenza come nella società dell'epoca ad essere lodato non è il filosofo, non è la figura dell'Erasmo, un uomo di cultura, ma è la figura del guerriero che combatte per il principe, e quel guerriero che pur se è un mercenario e quindi uccide e fa delle stragi che individualmente non potrebbero essere accettate, poi nel momento in cui è a servizio di un principe diventa un eroe. Quindi lui si rende pienamente conto di quale difficoltà ha davanti, di quali limiti il suo pensiero, che a un certo punto diventa anche un'utopia, e l'abbiamo detto alla fine con la scienza, con il nostro dibattito, lo ha portato a... Sicuro. Bene, io sarei dell'opinione, ma non so se la mia è un'opinione isolata, vero? Se può essere condivisa anche da voi, che noi siamo di fronte a questo modello di idee, di istanze anticipatrici di futuro, queste istanze, questa ribellione di Erasmo ai monarchi guerrieri del suo tempo, la ribellione del dotto di Rotterdam contro queste guerre devastatrici che spandono la rovina in Europa. Lì per lì lei ha avuto ragione di dire poteva anche apparire lo sconfitto, ma ecco che noi vediamo a distanza di tanti secoli questa esigenza di liberare l'umanità dal flagello della guerra, che è ricomparsa e si è riaffacciata nel 600-700, queste istanze sono riaffiorate in forti correnti dell'Ottocento e poi hanno trovato le loro realizzazioni prime o tentativi di realizzazione con la Società delle Nazioni di Wilson, con le Nazioni Unite di Roosevelt, con quel tanto di Europa Unita che siamo riusciti a realizzare. Perciò noi, diciamo così, non dobbiamo, secondo me, chiudere questa giornata di oggi, ah poverino Erasmo, tanto bravo, tanto buono, però ma che tutto fallimento. No, il progresso ci ha portato davanti, ci fa diventare problemi politici, non più astratti, ideologici, ma problemi di realizzazione, la vittoria sulla fame nel mondo, come no, la vittoria della salute sull'infermità, la vittoria della pace sulla guerra. Tutto questo non possiamo scordarcelo e ce lo dobbiamo portare con noi.